C'è una vittoria importantissima, di quelle che valgono 6 punti, una vittoria sofferta, perché insomma soprattutto all'inizio l'Udinese ci ha messo molto in difficoltà, poi siamo usciti dalla distanza, è arrivato anche il tuo gol, era importante tornare a vincere al di là di tutti i discorsi insomma. Bah, sicuramente penso che la cosa più positiva di questa partita è stata la vittoria finale, perché oggi non è stata assolutamente facile, sapevamo, perché quando c'è il cambio di allenatore ci sono i pro e i contro, però alla fine siamo stati bravi a rimanere compatti, a saper soffrire, un po' fortunati, però alla fine abbiamo ottenuto la vittoria. Senti, nel secondo tempo siete ripartiti insomma con la voglia, forse anche più sicuri, no, dell'inizio della partita, magari avete accusato un po' il cambio di essere all'esordio con un nuovo allenatore, è arrivato il tuo gol, ce lo racconti un po', se mai guardato l'arbitro un pochino? No, il mio gol era gol, io ero là, la palla è entrata di un metro, quindi ero tranquillo, no, a prescindere da questo, siamo entrati bene nel secondo tempo, però poi l'Udinese ci ha schiacciati un po', perché è una squadra di qualità e dobbiamo essere noi più bravi a sfruttare le occasioni che abbiamo avuto in contropiede, perché avere 3 occasioni così limpide, non chiudere la partita e soffrire fino alla fine è dura, però dobbiamo anche dire grazie a Ivan, che ha fatto una parata straordinaria nel finale, perché se fa gol là siamo qua a parlare di un altro risultato, però dobbiamo solo continuare così, ora stacchiamo la spina perché c'è la sosta e questo è l'inizio del nostro campionato. Considerando la situazione di classifica dell'Udinese, 3 punti che valgono doppio. Assolutamente sì, era una partita non scontata e non facile, perché sapevamo la forza e la qualità dell'Udinese, secondo me è una grande squadra l'Udinese, l'ha dimostrato anche oggi, però noi volevamo solo vincere e ci siamo riusciti. Vi chiedo come avete preso l'esonero di Andrea Azzoli, qual è stato l'impatto che c'è stato sullo spogliatoio, e se ci racconti un po' anche questa prima settimana con Iachini, magari quelle che sono state le prime differenze che avete notato. Ma io penso che l'esonero di Andrea Azzoli dispiace a tutti, dispiace a noi giocatori, dispiace alla piazza, perché comunque abbiamo fatto una cavalcata straordinaria l'anno scorso e si era creato un bel rapporto, un bel feeling, e purtroppo abbiamo fatto buone prestazioni ma abbiamo raccolto poco, però noi siamo professionisti e ci siamo messi a disposizione del nuovo allenatore e abbiamo accettato questa scelta. Quando vengono esonerati gli allenatori, i primi dispiaciuti siamo noi, perché è una sconfitta anche nostra, però dobbiamo guardare avanti, perché il futuro insegna che bisogna sempre guardare avanti. Dispiace, ma pensiamo a Iachini e alla prossima partita. Le differenze che hai notato? Ma le differenze che il mister ha portato più compattezza di squadra, saper soffrire nei momenti difficili, e oggi l'abbiamo anche fatto bene in campo, però c'è tanto ancora da lavorare, perché le sue idee sono tante, con poco tempo è difficile. Senti, 6 gol in campionato in Serie A, sei uno dei migliori attaccanti del campionato, ma soprattutto uno dei migliori attaccanti italiani, che effetto ti fa? No, io sono contento per questo mio inizio di campionato, sicuramente il gol di oggi vale tanto, perché vale i 3 punti, è ancora più importante, ma io continuerò a lottare per l'Empoli, per la maglia dell'Empoli, e sono contento di quello che ho fatto finora. Adesso, come detto, si stacca la spina, domenica non si gioca, avresti voluto invece scendere in campo sull'onda dei 3 punti di oggi? Ma sicuramente quando vinci vuoi dare continuità a quello di buono fatto, però da una parte è anche giusto che c'è la sosta, così noi con il nuovo allenatore cerchiamo di assimilare meglio le sue idee, i suoi schemi, ecco, tutto qua. Ivan, una vittoria importantissima, una vittoria che mancava da più di 3 mesi, dalla prima di campionato contro il Cagliari, oggi su tutto, al di là anche insomma, della settimana molto particolare che ha visto il cambio in panchina, oggi l'attenzione era unicamente sul risultato, l'avete portato a casa, grazie anche a un tuo intervento importantissimo nel finale. Sì, oggi insomma quello che contava era vincere in un modo o nell'altro, anche perché era uno scontro diretto e alla fine in un modo o nell'altro dovevamo vincere. Avrei preferito soffrire un po' meno nel finale, però insomma fa parte del gioco, ci sono anche gli altri e insomma prendiamoci quello che di buono abbiamo fatto, che non è fatto solo oggi, ma abbiamo seminato tanto per arrivare alla vittoria di oggi nel tempo. Senti, oggi sei stato probabilmente il migliore in campo dei tuoi,
quanto avevi bisogno di giocare con continuità, no, più partite dopo un periodo iniziale in cui insomma eri stato fermo? Beh, dopo insomma, tornare in campo dopo più di 8 mesi per me era una grande gioia, ma insomma, ovviamente qualcosina andava collaudato, ecco, insomma, e quindi la continuità aiuta a riprendere le misure, a riprendere i tempi e al di là del campo, soprattutto con questa categoria, e quindi niente, io penso esclusivamente a lavorare tutti i giorni per raggiungere uno scalino alla volta e sono felice che oggi sia andata bene. Ti aspettavi un'Udinese così attiva in attacco, sebbene non precisissima, specialmente nel primo tempo? Beh, direi di sì, anche perché loro avevano 3 punti più di noi, ma la situazione, insomma, le ultime partite avevano avuto l'andamento simile al nostro, per cui anche loro volevano vincere o comunque portare a casa punti, e poi insomma davanti hanno giocatori di qualità, per cui ci aspettavamo questa loro bravura davanti e abbiamo fatto bene a limitarli. A parte ti vedo con un occhio gonfio, magari ci racconti cosa è successo, però bravi nella sofferenza, un po' anche fortunati, quel rigore sparato altissimo, però nella sofferenza l'Empoli ha dimostrato grande compattezza nei vari reparti e siamo stati bravi a tenerla lì poi sul punteggio finale. Sì, insomma c'è stato questo rigore che per fortuna è andata bene, poi comunque gli abbiamo concesso il gol poco dopo, per cui in un modo o nell'altro l'abbiamo preso e la vorremmo per evitare anche questo, però quello che contava oggi era di Riffo di Raffa portare a casa il risultato, compattezza e tutti uniti per cercare appunto di portare a casa punti, che era quello che ci mancava solo quello fino adesso. L'occhio, una botta, una gomitata. Sì, è stata una botta il secondo tempo su un calcio d'angolo e insomma fa parte del gioco. Senti, ci racconti un po' quella parata su D'Alessandro, insomma com'è andata? C'è stata questo cross, poi è stata rimessa dentro la palla e niente, io ho cercato di chiudergli lo specchio più possibile sperando che mi calciasse addosso, ecco. Una partita che è arrivata appunto dopo il cambio in panchina di 6 giorni fa, come l'ha vissuto personalmente Provedel? Ma io come l'ho vissuto? Ad Andreazzoli sarò, insomma, avevo un bel rapporto con lui, sono legato a lui per gli insegnamenti che mi ha dato e ci ha dato tanto a questa squadra, quindi però insomma una volta fatto il cambio noi siamo professionisti e dobbiamo pensare ad allenarci a seguire le nuove linee guida e per portare a casa punti la domenica successiva, per cui sicuramente quello fatto oggi è merito di tutto il lavoro che abbiamo fatto fino ad ora, quindi delle cose nuove e anche di quello che è stato fatto prima.